Mamma mia, guarda, oggi mi fa male la gola. Ho la febbre a 37,1. Non ho. Io ragazzi sono di Eglie e quando mi entra una febbre, veramente, anche una febbriciattolina, anche due sacche di termometro, non ce la fa a fare nulla. Mi sembra che mi abbiano massacrato di botte. Ai ai, tutto pieno di soldi, madonna buona, ma cosa è il lavoro di questo? A vedere con la scusa di prima lavorare e fu danno, perché sai, anche questo rischio. No, questo è quello piccino, quell'altro è il violino grande, quello quasi bello e finito, questo è quello piccino, questo si chiama Taitle. Ieri siamo stati all'Incol Silvestri e la novena siamo stati a registrare la sera alla TV 38 e la di stasera. Ah, mi sono divertito un monte d'arte, che cazzo. Lo sai, nella vita comincio a fare qualche cosina di interessante. Che? Cazzo, sono. Occhio, io non otto, perché no? No. E sono Lizza. No, io, il regista Ferlito, Giuseppe Ferlito, è in lista. È in concorso con quel film che si è fatto lì, che si è girato a casa mia, in il laboratorio. Il legno che canta, l'albero che canta, non mi ricordo, l'albero che canta. E per Davide Donatello, capito? Mica vorrà Cina, caro, capito? Vedi i cortometraggi, certo. Ma il fatto che il film era venuto veramente bellino. Però dico, va a vederlo, sì. Tu vai sul mio sito, o su YouTube, dove ci sono io. E a 2000 x per bolle, e c'è il film L'albero che canta, sentito, e stavo girato in montagna, chiaramente, e poi tutte le scene principali sono state fatte in casa mia, nel giardino mio, e quindi in laboratorio. E no, non si vincerà, però siamo Lizza, mi dirai, come disse lui, che nana, che una, sì, quindi non sono stati nemmeno presi in considerazione. Papa è andato via, nanana di zia, così sia. Brum, 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 brum. E allora, sei contento che è andato via il Papa? A me c'è qualcosa che non mi torna. A me c'è qualcosa che mi puzza, quindi direi, lavatelo, già fatto. C'è qualcosa che non quadra, c'è, nell'aria c'è l'uomo popolone. Se c'è giovane, san cazzo, se la beve. C'è dei segnali poco simpatici. Tanto c'è questo fatto della Germania che mette bocca nella nostra roba e ancora da capire perché. E quando siamo in mezzo alla Germania, poi c'è gli americani, hai visto? No, no. Napolitano prima delle elezioni gli è andato da Obama. A fare che? Voglio dire, no? Tra un mese va via, cazzo sei andato a fare da Obama? Poi è arrivato Kerry qui da noi. C'è qualcosa che non quadra. Poi diciamo, operai poco di chi? Noi ci si metterà quante sarà da fare, no? Saranno fatti nostri. Che si vanno gli americani a dirgli di operare poco a fare la legge sulle armi? O a rispettare il protocollo di Kyoto? No. E allora? Capisco che lo debba meritare una rompici le palle. Va bene che noi siamo servi, non siamo alleati, siamo servi, però c'è qualcosa che non mi quadra. Mi fa che ci sia aria di guerra. Io non voglio per sbagliare, ma c'è un'aria di guerra. Oh, non ho capito, se ti vogliono tirare tu, perché sai, le crisi, gli americani, non gli americani, il capitalismo, le crisi, l'ha sempre risolto in una maniera sola. Una bella guerra di quelle. Accidente, il prete di Colonna. Ai ai. Capito?
una bella guerra, fanno le guerre, capito? E riguadagnano tutti i soldi, mettono un palla ogni osa. Come c'è la crisi da tutte le parti, e questi discorsi non mi garba un po', ma mi è venuto bene. Questi discorsi non mi garbano di molto fuori. Sono segnali che non mi garbano, per nulla, per nulla, per nulla. Ai, ai. Eh no, perché sì, ma quello di sbagliare sì, ma... Mauro sì di sbagliare, certo Mauro, sono mica scemo, ma non c'è segnali poco simpatici nell'aria. Mauro di no, no io mai, la vita me l'è fatto già tutto, non ho altro da fare, mi mancava da tirare un calcio nel culo a qualche uno, ma non ci ho messo lì agli attivo, sicché per quello mi sono messo da non facile. No, qualche uno glielo tirava, ma forse gli ho anche presi, certo. Quando uno va a fare azzotti, tu vorrai mia di credito andare a tirare basta. E si va a capigliare. Allora, questo appunto. Lascio io all'apo, alla picchio. Eccolo lì, va bene. Zacche ci pensa la picchio domani, quando viene, domani, domani l'altro. E ora andiamo a fare il violoncello, il violoncello. For the Japan, Japan cello. Allora, vediamo, eccoli, il legno.